Ragazzi, su Amazon Italia è arrivato uno di quei servizi che rischiano davvero di stravolgere o comunque di rivoluzionare il pensiero che abbiamo dell'e-commerce qui nel nostro paese. Perché, come vedete dal poster alle mie spalle, arriva finalmente su Amazon il pagamento a rate. Quindi su tantissimi prodotti cinesi e non sarà possibile dilazionare nel tempo il nostro pagamento. Bisogna ovviamente però considerare che non tutti i prodotti, così come non tutti gli account, potranno accedere a questo tipo di servizio, perché bisogna rimanere all'interno di alcuni paletti, all'interno di alcune regole. Quindi è bene conoscere ovviamente appunto queste regole, e per farlo noi abbiamo stilato una lista di alcune domande che qualsiasi tipo di utente avrebbe potuto porci in queste ore, ma anche in futuro, e cerchiamo quindi di rispondere a queste domande per darvi un quadro più generale di quello che significa partecipare a questo servizio, ma soprattutto di come funziona. Quindi io non mi perderei in ulteriori chiacchiere ed andrei subito a far partire la nostra sigla. Ovviamente non so se l'ho già specificato all'inizio, ma questo tipo di servizio è vero, è attivo da oggi, ma non tutti gli account potrebbero essere stati, diciamo, aggiornati. Quindi mi raccomando, portate pazienza, perché nelle prossime ore arriverà sicuramente anche a voi. Non perdiamo tempo però, come detto, e partiamo subito dalla prima domanda, perché la prima domanda che ci siamo posti effettivamente è: quali sono i prodotti disponibili a rate su Amazon? Beh, bisogna considerare innanzitutto che i prodotti disponibili saranno quelli venduti e spediti da Amazon. Quindi i prodotti nuovi venduti e spediti da Amazon, o comunque quelli ricondizionati certificati da Amazon stessa. Quindi tutti gli altri, quelli ad esempio appartenenti a Warehouse Deals, non saranno considerati all'interno di questo servizio. Altra domanda però molto importante, che sicuramente qualcuno di voi magari avrà già pensato, è: quali sono i requisiti per attivare le rate su Amazon? Beh, diciamo che innanzitutto per poter sfruttare questo tipo di servizio bisogna risiedere qui in Italia ed avere un account attivo su Amazon da almeno più di un anno. Associato poi a questo account o comunque a questo profilo avrete sicuramente una carta di credito oppure di debito, e questa dovrà ovviamente essere attiva e non in scadenza. Bisognerà poi però anche considerare, diciamo, il vostro passato sull'e-commerce, perché comunque Amazon andrà, diciamo, ad analizzare quelli che sono i vostri storici dei pagamenti per vedere, diciamo, se tutto è in regola. In questo caso, nel caso in cui non ci fossero problemi, beh, potreste accedere a questo tipo di servizio tranquillamente. Altra domanda poi, forse ancora più importante di quella precedente, è effettivamente: come funziona il pagamento a rate su Amazon? Beh, diciamo innanzitutto che qui non si parla assolutamente di commissioni o di interessi. Gli interessi sono pari a zero, così come anche le commissioni, perché si tratta semplicemente di dividere la cifra totale che voi dovreste andare a pagare su Amazon in 5 piccole rate. Quindi, dividendo ovviamente appunto la vostra cifra totale, andrete a pagare nel momento in cui acquistate il prodotto la prima rata, e poi dopo ogni 30 giorni pagherete la rata successiva. Qualcuno però a questo punto potrebbe magari anche venire in mente di chiedere se c'è effettivamente la possibilità di poter magari accorpare le ultime due rate oppure le ultime tre rate insieme, pagando quindi effettivamente tutto insieme. Beh, diciamo che questa possibilità c'è, perché comunque con questo metodo di pagamento le varie rate vengono addebitate sulla vostra carta di credito o di debito ogni mese, ma nel caso in cui voleste, diciamo, saldare il vostro debito, beh, potreste accedere all'interno del vostro account, andare appunto nella sezione relativa a questo pagamento ed effettuare ovviamente tutte le operazioni necessarie. Qui potrebbe, diciamo, poi venire in mente un altro tipo di domanda, che però vado a leggervi subito, ovvero: come funziona il reso, la restituzione ed il cambio in caso di pagamento a rate? Beh, diciamo che come su qualsiasi altro prodotto è possibile effettuare il reso sfruttando quelle che sono appunto le politiche di Amazon già in vigore. Per quanto riguarda la restituzione, anche in questo caso può essere restituito il prodotto, vi verranno restituite le rate che avete già pagato. E per quanto riguarda il cambio, invece, non è previsto con questo tipo di servizio il cambio del prodotto. Altro punto, diciamo, dolente che molti utenti potrebbero arrivare ovviamente appunto a chiedere, lo troviamo in questa domanda, ve la vado a leggere subito, ovvero: quali sono i circuiti validi per rateizzare i prodotti? Beh, partiamo con il dire che le carte prepagate non sono assolutamente considerate all'interno di questo servizio, quindi potrete pagare solo con carte di debito oppure di credito dei circuiti Mastercard, Visa e American Express. Sappiamo tutti però, diciamo, che talvolta possono esserci magari appunto dei problemi nel saldare i propri debiti, potrebbe capitare a chiunque, e quindi la domanda successiva va proprio, diciamo, a rispondere a questo quesito, ovvero: che cosa succede se non
posso pagare una rata. Diciamo che Amazon addebiterà ovviamente appunto il pagamento della vostra rata ogni mese, dopo ogni 30 giorni, ma nel caso in cui si accorgesse, diciamo appunto, che non ci sono i fondi all'interno della vostra carta di credito oppure di debito, beh, il pagamento verrà lasciato in sospeso per 10 giorni. Al termine di questi 10 giorni Amazon si riserverà la possibilità di non farvi accedere ai contenuti appunto che avete acquistato e di non procedere ovviamente quindi appunto con la conclusione del pagamento. Arriviamo così all'ultimo punto, dove praticamente vi invitiamo in qualche modo appunto a rimanere sempre in contatto con noi, in particolar modo sul canale Telegram GisDeals Amazon, perché in questo caso vi andremo diciamo ad esporre quelli che sono i prodotti che entrano all'interno di questo servizio, che entrano a far parte di questo servizio, e quindi potrete essere in qualche modo appunto aggiornati, rimanere aggiornati su tutto quello che succede su Amazon Italia da qui fino all'infinito, per tantissimi anni, fino a che non chiudiamo il canale e andiamo via. No, a parte gli scherzi, mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale Telegram GisDeals Amazon, mi raccomando, ve lo lascio anche qui sotto in descrizione. Nel caso però in cui aveste ancora altre domande, noi siamo qui, quindi ci trovate assolutamente qui sotto nei commenti per qualsiasi tipo di quesito, ma mi raccomando andate anche a leggere l'articolo testuale che è uscito quest'oggi in merito proprio a questo tipo ovviamente appunto di servizio su Amazon Italia, perché potreste trovare magari qualche dettaglio in più che magari all'interno di questo video mi è sfuggito. Se volete poi rimanere aggiornati con tutti i nostri video qui su YouTube, mi raccomando cliccate sulla campanellina, lasciate un bel like e noi come sempre ci rivediamo alla prossima. Un saluto da Luca per gisblog.it.